Siamo qui a Fisciano questa mattina, parliamo del caso di Pamela Reynolds, questa ragazza di origine inglese morta nel 1935 ad Anacapri in circostanze misteriose e di cui io ho fatto un pamphlet, Il mistero di Pamela Reynolds, per l'appunto, che è diventato un po' un caso letterario perché ne hanno parlato un po' tutti i giornali, sono avuto molto successo dalla critica e dai lettori. E sta per diventare anche un film, una fiction, insomma, questo testo. Lei è una ragazza inglese, di padre e madre, appunto, di Birmingham, e arriva nel 1920 con la famiglia, appunto, ad Anacapri. Si stabiliscono a Villa Monticello, lei comincia a scrivere, insomma, da bambina, poi da grande diventa una poetessa, il padre, appunto, Richard, era un letterato e oggi lo presentiamo a Fisciano, appunto con gli amministratori del comune di Fisciano che hanno voluto, ecco, questo momento, quindi devo ringraziare appunto il sindaco Sesso, l'assessore Farina e l'onorevole Tommaso Amabili, insomma, per questo momento e le scuole, insomma, della città della Valle dell'Irno. Abbiamo aderito con un grande, insomma, entusiasmo a questa iniziativa dell'amministrazione comunale, perché quando si tratta di portare i ragazzi a sentire autori, insomma, di libri anche contemporanei, come nel caso di Corbisiero, credo che sia l'opportunità per loro di poter toccare quasi con mano, no? Cosa vuol dire scrivere un libro e quindi di sensibilizzarli a percorsi di lettura. Percorsi di lettura che noi promuoviamo all'interno ovviamente della scuola, all'interno dei nostri piani, del nostro piano triennale offerta formativa, pertanto io come dirigente scolastica insieme ai docenti abbiamo colto appunto, ripeto, questa occasione. Tra l'altro il libro di Corbisiero può essere anche per i ragazzi particolarmente affascinante. È interessante perché è un po' un giallo su una cornice storica e ambientato a Capri, bellissima nostra perla, diciamo, del Mediterraneo. E quindi io dico sempre ai ragazzi che quello della lettura è uno dei viaggi più belli, perché non permette solo di conoscere, di scoprire luoghi, ma è anche un viaggio dell'umanità, di scoprire persone, sentimenti, emozioni e tante tante cose. E quindi forse è un viaggio molto bello, la lettura e i libri sono compagni di vita davvero importanti e affidabili. E questo è il messaggio che noi oggi, questa mattina, anche attraverso questa occasione che l'amministrazione ci dà, vogliamo lasciare e mandare ai ragazzi. Stamane siamo qui presso il comune di Fisciano per presentare il testo di Antonio Corbisiero, un testo che ha uno spessore culturale significativo per due ordini di motivi. Innanzitutto perché affronta una tematica importante qual è la ricostruzione di un'epoca storica, quella degli anni 30 del secolo scorso, essenziale per la storia del Novecento. E secondo perché costruisce un percorso tra romanzo giallo e in qualche modo romanzo poliziesco che diventa intrigante anche per le scuole. Non è un caso che sono proprio le scuole, la mia di Siano, quelle di Fisciano, interessate a un percorso di lettura e di approfondimento di un testo così ricco e vivido di emozioni. Allora, oggi una mattinata particolarmente interessante e attuale per i nostri ragazzi. Per i nostri ragazzi che vivono insieme a tutta la comunità di Fisciano e quindi anche ai loro compagni dell'Istituto Nicodemi, una mattinata all'insegna della cultura e dell'attualità. Diciamo che la nostra comunità è particolarmente viva e interessata alla gestione soprattutto dei valori, al rafforzamento dei valori di cui la società odierna chiede diciamo, con pressione e con forza la valorizzazione. E approfittando della presentazione del libro del bravo giornalista Corbisiero, avviamo stamattina una riflessione interessante che possa toccare attraverso la narrazione e attraverso, diciamo, modalità che sono legate lettura di documenti e fatti concreti, che possa quindi condurre ad una riflessione su una tematica davvero scottante e attuale nella società odierna. Ed è quello che ci aspettiamo, poi la scuola farà il resto.
Buongiorno, siamo particolarmente lieti di poter ospitare la presentazione del libro del dottor Corbisiero, Il mistero di Pamela Reynolds. Abbiamo con noi anche diverse classi dei nostri istituti comprensivi e per questo ringrazio i dirigenti che hanno accolto volentieri l'invito. Perché i giovani ragazzi oggi a questa presentazione? Perché sicuramente già il fatto di partecipare alla presentazione di un testo letterario è un'esperienza edificante, perché dietro uno scritto, un libro, c'è un lavoro di ricerca, c'è un lavoro di impegno, c'è sicuramente una grande passione da parte dell'autore. E poi si tratta dell'esperienza esistenziale di una giovanissima poetessa inglese, sicuramente di grandi prospettive, una storia triste, ma sappiamo della sua produzione letteraria che sembra sia stata, seppure breve, considerando l'età della giovane, ma sembra sia stata apprezzata addirittura da Benedetto Croce. Aveva circa la loro età quando avrebbe scritto versi, ripeto, apprezzati da intellettuali, filosofi del calibro di Benedetto Croce. Quindi ringrazio ancora le dirigenti. Forse dalla storia di Pamela possiamo anche trarre un altro insegnamento: l'importanza della cultura, la cultura che ci fa andare al di là di quelli che sono i confini del tempo e dello spazio. E la viveva ad Anacapri, un'isola, geograficamente un'isola, però io la immagino chiusa sicuramente nella biblioteca di famiglia, apparteneva ad una famiglia colta e ricca della Capri del tempo, intenta a leggere, a frequentare intellettuali, ambienti in cui si produceva cultura, tanto da giungere fino ai giorni nostri con alcuni suoi versi considerati di notevole importanza. Grazie ad Antonio Corbisiero, sicuramente sarà una bellissima esperienza. Io non ho letto il libro, ma ho letto le recensioni e mi ha intrigato tantissimo questo libro. Grazie ancora, ripeto, a Corbisiero.